Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Oh, quest'oggi parliamo di una novità tecnologica, quindi un video un po' diverso da quelli soliti, no? Che proponiamo qui sul canale, ma che come sapete dalla descrizione del mio canale era già in programma di farlo. E colgo l'occasione per esordire con questi nuovi video, che non so che cadenza avranno, perché comunque dipenderà molto da quanto io sia interessato alla cosa, con un nuovo dispositivo, questo che vedete adesso nell'immagine, ovvero iPin. iPin è un dispositivo, diciamo, multimediale che si propone di superare l'era dello smartphone, ovvero integrando le funzioni dello smartphone a quelle dell'intelligenza artificiale, nello specifico. È un prodotto creato dalla startup Humane, che è stata, diciamo, cofondata da due, diciamo, ex di Apple, che adesso andiamo a vedere. Adesso vi ricerco un attimo la pagina, come vedete siamo sul sito del produttore. Eccoli qua. Uno è Imran Chaudhry, spero di averlo pronunciato bene, ma è molto complicato, probabilmente è di origine indiana, credo, che è un designer ex Apple, appunto, ci ha lavorato 20 anni, è stato, diciamo, autore di alcune scelte di design per quanto riguarda il Macintosh, l'iPod, l'iPad, l'Apple Watch e iPhone, quindi è una persona sicuramente che già ha avuto molte note di successo sul suo curriculum. E poi da Bethany Bongiorno, che ha guidato i vari team di Apple dedicati allo sviluppo dell'ingegneria software, quindi ai vari iOS, macOS e anche a tutto quello che ha riguardato il lancio del primo iPad. Quindi sicuramente anche lei una persona degna di tutto rispetto e massimi esperti entrambi delle tecnologie da proporre, diciamo, al mercato consumer, no? Venendo da un colosso di successo come appunto Apple. Ma andiamo a vedere meglio appunto questa novità. iPin è praticamente un dispositivo che, come vedete, è lanciato negli Stati Uniti a $699, indossabile. È indossabile tramite una, diciamo, connessione magnetica ai propri abiti, quindi sarà possibile applicarlo senza bucare i propri vestiti. Sarà in grado di proiettare sulla propria mano uno schermo virtuale laser in grado di farvi vedere delle informazioni, diciamo, immediate da poter leggere. Come vedete, diciamo, ha questa possibilità poi di essere comandato con le mani, orientandole destra, sinistra, su e giù, può fare la differenza, diciamo, nel scambiare la schermata, diciamo, proiettata sulla vostra mano appunto da questo dispositivo. Vedete? È indossabile in questo modo ed è toccabile proprio come il dispositivo di comunicazione di Star Trek. Vedete? Basta toccarlo con il dito e si attiva per ascoltarci, e il suo modo di ascoltare ci potrà essere utile in vari modi che adesso andremo a vedere. Toccarlo con un solo dito attiverà il dispositivo appunto in ascolto. Toccarlo con due dita farà in modo che si abiliterà l'interprete, perché sì, questo dispositivo, oltre alle varie funzioni, ha anche la facoltà di fare da traduttore universale. Praticamente, se voi dovrete parlare con un'altra persona in un'altra lingua, lui vi farà la traduzione in tempo reale di quello che state dicendo, quindi sicuramente molto utile per chi viaggia e ci avvicina molto a quel futuro visto in Star Trek, specialmente in The Next Generation, che tutti noi appassionati della saga stavamo aspettando. È chiaramente un dispositivo che lavora, come auspicabile di questi tempi, con l'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che speriamo tutti venga usata sempre per intenzioni benevole e non per distruggere il mondo, l'umanità, ovviamente. Però questo sicuramente è un dispositivo che, se usato bene, ci potrà agevolare in molti modi. È infatti in grado di rilevare l'ambiente che ci circonda mentre camminiamo, eccetera. Risponde, una volta attivato con il dito, a tutte le nostre domande, in grado di darci informazioni in tempo reale su quello che stiamo osservando, su quello che cerchiamo. È in grado di gestire le comunicazioni, quindi chiamate vocali, messaggi di testo, eccetera eccetera, il che lo fa senza la necessità di avere in mano un dispositivo. Quindi sicuramente il fatto di avere le mani libere ci agevolerà molto nella vita di tutti i giorni.
come vedete anche delle scritte che passano adesso in sovraimpressione, prese direttamente dal sito di Human, che è questa startup appunto che lo crea. Sono rimasto veramente molto molto sorpreso, perché io non ne sapevo nulla di questa cosa e mi ci sono imbattuto adesso praticamente navigando sul web, quindi sono andato subito qui a vedere sul sito del produttore e devo dire che è un dispositivo che a mio avviso ci darà molto molto filo da torcere in futuro nel soppiantare i smartphone, perché secondo me l'intenzione del produttore è proprio quella. Infatti, anche se non ha uno schermo da consultare vero e proprio, e per il momento le immagini proiettate sulla mano possono essere più che altro messaggi di testo, però in futuro chissà che magari non ci sia modo di proiettare anche delle vere e proprie immagini complete relative al sito web eccetera. Quindi è un dispositivo in costante evoluzione, è un dispositivo che sicuramente farà parlare di sé e che volevo in qualche modo preannunciarvi io. Al momento non è disponibile in Italia, è commercializzato negli Stati Uniti e necessita di un abbonamento, perché deve essere comunque collegato a una specie di hub centrale, sempre della società che lo produce, che gestirà il carico e scarico di tutte le foto, video, messaggi eccetera eccetera, quindi farà un po' quello che fa diciamo la controparte Apple con l'iPhone, no? Quindi diciamo è una cosa a cui siamo un po' più abituati. In America questo pare che abbia un costo di circa $24, qui in Europa non si sa ancora quando arriverà e come arriverà, se sarà preso in carico da qualche gestore di telefonia mobile di quelli più conosciuti, e non sappiamo che costo avrà quindi la gestione di questo dispositivo qui in Europa, ma comunque sono sicuro che è una cosa che farà gola a molti moltissimi di tutti coloro che come me diciamo amano molto la tecnologia innovativa. Il design è molto bello, come vedete si indossa facilmente, non crea difficoltà di nessun genere. Dal punto di vista della privacy assicurano che rispetterà completamente la nostra privacy, la nostra vita, in quanto il dispositivo si attiva solo se noi lo tocchiamo con il dito, in caso contrario resta disattivato, e questo è verificabile tramite la luce messa in alto che potete vedere qui nella diciamo in questa immagine, no? Oltre all'immagine, quella a quella luce un po' più ovale, in alto ce n'è una lunga, rettangolare e stretta, quella è la luce che indica che il dispositivo in quel momento è in ascolto, quindi possiamo verificarlo già da quello là. Ha delle funzioni interessanti, per esempio prendendo un prodotto in mano lui lo inquadra con la sua fotocamera, lo analizza e ci dice se per esempio è idoneo alla dieta che stiamo facendo, quindi può essere di aiuto in molte situazioni, diciamo, della nostra vita quotidiana, no? È sicuramente una sorta di assistente Google, o se vogliamo anche di Alexa in versione mobile, no? Che ci consente quindi di essere portato in giro con noi ed essere sempre a nostra disposizione. Ha un design molto bello, secondo me, molto carino. Il costo per gli Stati Uniti, come vi ho detto, si aggira intorno ai $700, per l'Europa chiaramente è ancora presto, quindi non sappiamo in realtà quanto potrebbe costare, sicuramente un po' di più, visto che qui da noi le cose tendono ad avere sempre dei prezzi molto molto più alti. È disponibile al momento in 3 colorazioni, come vedete c'è questo eclisse, il lunare e equinozio, molto bello devo dire. Ah, ecco, il prezzo in questo caso per alcune colorazioni è più alto, si parla di $100 in più. Questa è la visione chiaramente laterale, questa è la visione dietro, ok, e viene dato con una sorta di sistema completo, cioè c'è una specie di caricatore a forma quasi di uovo alla morca, se vogliamo, no? Tratto dalla serie Mork e Mindy, chi di voi alla mia età se lo ricorda sicuramente. Ci sono delle batterie che non ho capito ancora bene se devono essere appoggiate al dispositivo o meno, anzi questo credo sia un dispositivo di ricarica, non ho capito bene ancora come funziona, però ho capito una cosa, che questo dispositivo si ricarica indossandolo, cioè avrà una tecnologia di ricarica wireless che con il movimento già del corpo lui si ricaricherà. Quindi adesso nello specifico non ve lo so dire con precisione, però sappiate che più o meno funziona in questo modo. Ha poi chiaramente
quelli che vengono chiamati scuri, sono i suoi praticamente cover, no? Come i classici telefonini, che lo possono personalizzare e rendere quindi diciamo più piacevole e più adatto al, diciamo, allo stile di chi lo indossa. È collegabile, come vedete, a un cavetto anche al computer, a questo booster che credo sia un sistema di ricarica per velocizzare la sua ricarica. Comunque poi è una cosa che si capirà meglio quando sarà commercializzato anche qui in Italia. Bene ragazzi, io non mi inoltro di più sulla cosa e aspettiamo di avere nuovi dettagli quando e se arriverà qui in Italia. Nel frattempo vi saluto e spero che questa cosa sia di vostro gradimento e ne parleremo prossimamente se il prodotto arriverà qui in Italia. Un saluto a tutti, ciao ciao ciao!